Manca pubblico al servizio dello sport 60 anni, come vedete abbiamo dato una mano importantissima alla costruzione di tutta l'impiantistica del paese e questo ha fatto sì che insomma, i comuni soprattutto realizzassero la maggior parte degli impianti, ma posso dire che in questi ultimi 5 anni, diciamo i 5 anni che ho governato questa banca, da quando sto governando questa banca, il suo DNA sta cambiando, si sta modificando. È una banca che sta seguendo l'orientamento dello sport verso il business. Ci vuole visione, ci vuole coraggio per fare qualcosa di ovvio. Questo purtroppo è, se vuoi, una mala lettura di quello che ci occorre in questo paese. Noi abbiamo bisogno di una banca pubblica che si dedica a finanziare le infrastrutture. Un caso unico. C'è bisogno di una banca pubblica perché le banche private non possono assumersi quello che è un ruolo, in qualche modo comporta un rischio che evidentemente non è parametrato a quelle sono le esigenze della realtà. Serve una banca pubblica forse perché quasi tutte le infrastrutture sportive sono pubbliche e quindi rispondono a dei criteri diversi da quelle che sono le esigenze del privato che poi invece deve utilizzare. Dovrebbe essere magari rivista, rimodulata, è un mix di questi tre fattori o cos'altro? Dal nostro osservatorio, che è assolutamente un osservatorio privilegiato, sicuramente ci sta questo mix di fattori, però noi siamo convinti che il fattore più importante è proprio la mancanza del gioco di squadra. Fa il comune nel 99% proprietario dello stadio da ristrutturare e i club calcistici, perché nei casi di successo è l'armonia e la condivisione di un progetto comune e anche il punto di equilibrio delle divergenze che pur ci sono tra un club e un comune, insomma il punto di equilibrio, questo è stato il fattore di successo che ha portato a realizzare i casi virtuosi che adesso vediamo nel panorama italiano di calcio.